Eccomi qui ragazze, oggi ho impostato il computer, l'ho attaccato alla fotocamera e infatti se mi guardate, se mi vedrete guardare sempre in basso è perché ho messo il computer finalmente. A volte mi scoccio e quindi non lo faccio, però è una grande cosa proprio perché mi fa vedere se sono a fuoco e non mi fa perdere quelle parti in cui a volte davvero non si vede niente. Comunque, quindi sperando che questo video venga bene, non ci fate caso ai rumori perché è la pioggia. Sta piovendo, oggi è una brutta giornata purtroppo, però come cosa brutta abbiamo la cosa bella che la luce è decente così, o almeno così pare, quindi vedrete tutto bene. Allora, ho pensato di farvi vedere il make up di Hannah Baker, come vi dicevo, come vi dirò poi nell'intro, ma voi già l'avrete visto per le magie dell'editing. E qui ho pensato di realizzarlo perché mi ha colpito molto, perché è uno di quei trucchi molto naturali, quasi impercettibili all'occhio di chi magari non se ne intende tanto di trucco, può sembrare anche tra virgolette struccata, però abbiamo questa intensità, questa definizione che ci va appunto a definire l'occhio, lo fa uscire fuori. Poi lei ha gli occhi azzurri, gli occhi chiari escono ancora più fuori con questo marrone freddo. Poi abbiamo queste guance rosate molto molto fresche, molto naturali anche quelle, e poi queste labbra anche, lei ha delle labbra meravigliose, bellissime, enfatizzata, questo burro cacao leggermente pigmentato anche un po' fuori dai bordi, steso ecco con le dita per dare questo effetto ancora più naturale e più rimpolpante. Insomma, vabbè, dopo questo preambolo andiamo subito a cominciare il make up. Io comincerei dalla copertura delle discromie che riguardano le occhiaie, perché comunque lei nel telefilm interpreta questa ragazza giovanissima, comunque una teenager, e quindi ha questo viso fresco fresco fresco, molto naturale, senza le occhiaione eccetera. Io, vabbè, come sapete non ho tante occhiaie qui, ma in particolare ai lati del naso, quindi come sempre vado a lavorare quelle con un correttore più aranciato prima. E niente ragazzi, ho pensato così di parlarvi anche un po' della mia opinione riguardo il telefilm, ovviamente senza spoilerare, perché comunque può essere anche qualcuno voglia vederlo. Diciamo che ero un po' scettica su guardarlo o meno, vabbè, ovviamente non so voi, ma credo anche voi, perché anche tipo su YouTube ogni volta che apro un video c'è la pubblicità prima di appunto 13 in italiano, o 13 Reason Why, che mi piace di più come titolo. Comunque, ovviamente bombardate da tutti i lati, e il mio fidanzato l'aveva visto e aveva detto che era veramente bello, gli era piaciuto tanto. Poi veramente tutti i miei amici ormai se lo sono visto, l'hanno visto tipo in 2 giorni, così io vi dico che l'ho visto in 1 giorno. L'ho visto così veloce sia perché comunque, intanto vado un po' a sfumare, sia perché è uno di quei telefilm che comunque sono intriganti, tu vuoi scoprire eccetera eccetera, e quindi non vedi l'ora di sapere le cose, quindi te lo vedi velocemente. E poi perché comunque non è un tipo di telefilm, cioè non sono il tipo di telefilm che piacciono a me. A me piacciono le cose che mi piacciono, le cose che mi fanno stare contenta, serena, mi fanno sognare, sono molto così, insomma, sono un po' romantica, comunque mi piacciono queste cose così che mi fanno stare meglio di come sono nella realtà, tra virgolette. Invece se mi danno fastidio ho l'ansia, cioè vivo male praticamente. Poi sono molto sensibile emotivamente, quindi appunto questa cosa, questo telefilm mi prende un po' male, quindi non vedevo l'ora pure di finirlo praticamente. Qua. E quindi l'ho visto velocissimamente, vabbè, comunque, e non sapevo se vederlo o meno perché appunto c'era anche un po' un dibattito, una questione che riguardava il fatto che era stato accusato di istigazione al suicidio. Sicuramente l'avrete letto da qualche parte. E così via. Intanto vado con un correttore un po' più beige per mimetizzare l'arancio, e quindi niente, ero scettica. Mi manca praticamente solo l'ultima puntata che vedrò dopo. Però ho visto fino appunto alla 12ª, sono 13 puntate, e niente, appunto, senza dirvi nello specifico le cose che succedono, perché appunto uno magari non vorrebbe che spoilerassi, poi se spoilero qualcosa ve lo dico, anche se credo di no.
Comunque niente, io credo che, vi parlo a grandi linee, allora credo che, poi fatemi sapere anche la vostra, credo innanzitutto che sia stato un po' sopravvalutato, nel senso con tutta questa, a volte capita, no? Pure in TV, eccetera, quando una cosa gli fanno talmente tanta pubblicità che poi a volte non supera le aspettative, perché ci siamo fatti delle aspettative troppo troppo grosse rispetto poi alla sostanza. E io credo che anche in questo caso ci siano state troppe 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 aspettative, troppo troppo troppo, e fondamentalmente io quello che ho visto, avendo visto anche ovviamente altri telefilm del genere, non del genere comunque thriller così, che fa vedere queste cose brutte, di bullismo pesante eccetera, l'ho vista sotto l'aspetto non pesante, nel senso ho visto dei telefilm appunto ambientati in America, teenager, college, questi episodi di bullismo che sono veramente all'ordine del giorno, e quindi la differenza che ho visto con questi altri tipi di telefilm, con queste altre storie, è che praticamente questa va a finire male, perché appunto questa si è uccisa per questi motivi, e in altre storie invece sono cose normali che succedono nelle documenti, nel senso stanno all'interno del telefilm per farlo svolgere, per farlo diciamo, movimentare, per argomentare proprio il telefilm. E questa cosa mi ha rattristato molto, perché appunto sembra una cosa così banale, così semplice, che noi vediamo dappertutto, appunto in tutti i telefilm ci sono i bulli, questi qui che prendono in giro le ragazze, che appunto bullizzano alcuni perché sono gay magari e così via. Qui c'è la stessa cosa, però appunto ci fa vedere come possa danneggiare in maniera così pesante. Questo non vuol dire, secondo me, che negli altri casi non danneggi, anzi danneggia tanto comunque anche le persone che magari poi sono normali, cioè nel senso non poi vanno a finire in queste situazioni, non si suicidano, ecco, ma questo non vuol dire che ci dobbiamo preoccupare soltanto nel momento in cui uno si suicida, cioè voglio dire, e questa è una cosa brutta, perché veramente ci rispecchia, come ci fa vedere, ci mette una finestra su questa realtà orribile, perché è vera questa cosa. Ora io credo che in questi telefilm che noi vediamo continuamente, non penso che si inventino sempre le cose, penso che di base ci sia la realtà, e di base c'è sempre questo bullismo, quindi è una cosa proprio grave, perché sì, ok, uno non si suicida, ma comunque vive le cose male. Poi comunque quando siamo piccoli non abbiamo il carattere che si è formato ora. Io adesso lo penso con l'età che ho, con i 24 anni che ho, con le esperienze che ho avuto, con il mio carattere che si è formato eccetera, con la mia sensibilità soprattutto, perché credo di avere una sensibilità particolare che adesso mi faccia vedere le cose in un certo modo e mi faccia essere anche molto sicura di me sotto l'aspetto appunto del non lasciarmi abbattere dalle cose dette dalle persone che vogliono solo ferirti, eccetera, eccetera. Però quando ero piccola e appunto bullizzare, per loro non era bullizzare, cioè per loro era sfottere, perché ok, cioè, la gente va sfottuta, ormai cioè, è normale, lo fanno tutti, cioè veramente viene vista come la cosa più banale, come il saluto al buongiorno al mattino viene visto lo sfottere, però non si vede quanto appunto una persona possa soffrire, quanto possa essere emotiva e quanto possa scaturire delle cose brutte nella vita di una persona. Cioè questa è una cosa brutta che la gente non capisce, ecco qua, fa vedere questi punti di vista di sti ragazzi, scusatemi, ecco qua, vado a fare il dibattito, no il dibattito, vado a fare il monologo e poi non faccio niente, perché è una cosa seria quello che voglio dire. E quindi cioè voglio dire, si vedono sti ragazzi di 15, 16, 17 anni che per loro è normalissimo, però intanto quella si è suicidata, voglio dire, cioè mi sembra assurdo anche il fatto che vi dicevo che pure noi che lo guardiamo vediamo queste cose che alla fine abbiamo sempre già visto. Ed è grave il fatto che ci arrivino come cose normali che abbiamo già visto, perché queste cose che sono normali perché le hanno fatte diventare normali ormai nella società, sono gravi, dovrebbero essere abolite a prescindere, non perché uno si suicida, non perché uno è sensibile, perché non si fa, perché è bello stare in pace, perché non è bello far sentire una persona in difetto e darle dei dispiaceri. Vabbè, comunque no, non mi dilungo, perché sennò veramente parlo 3 ore di sta cosa, perché mi fa proprio innervosire veramente. Tutto quando uno è piccolo, cioè veramente sta male, le persone, ecco qua, stanno male, ma perché dobbiamo arrivare a queste cose per capire che dobbiamo controllarci, dobbiamo, non lo so, dobbiamo metterci nei panni degli altri, vabbè. Comunque, tornando a noi, vado adesso a correggere anche l'occhiaia proprio sotto l'occhio con il correttore Under Eye Concealer Nabla 1.0, e all'interno ci ho messo anche il Bella Sveglia, che utilizzo sempre in combo questi due, ce l'ho messo dentro perché questo è quasi finito, quindi allora si va a miscelare con il resto di questo correttore, mi dà questo effetto molto leggero e idratante.
che vado ad applicare. E quindi niente, questa cosa è quella che mi ha fatto più riflettere di tutto, ovvero appunto queste cose che sembrano così banali, questi atti di bullismo stupidi che vediamo veramente, tipo per dirvi, anche in Glee ci stanno continuamente queste cose, con la differenza che sono cose raccontate di storie normali che magari fanno soffrire un giorno una ragazza, la fanno piangere e poi il giorno dopo è tutto normale. Però ecco qua, è uno, è due, è tre, una persona è sensibile, una persona sta male. Ecco qua che si va a finire, la gente non lo capisce. Lo vado ad applicare quindi nella parte inferiore e poi con il resto che ho sul pennello vado anche sulla palpebra mobile, in modo da mimetizzare un po'. Da mimetizzare un po' anche tutte le vene che ho sulla palpebra. E quindi niente, questo. Poi in generale, cioè alla fine è fatto bene come telefilm secondo me, però il mio parere è stato anche quello, ho notato anche che praticamente, per dirvi, le storie, gli episodi, cioè i 13 motivi che vengono raccontati, tra virgolette, le 13 cose insomma che hanno portato Anna a suicidarsi, siano anche poco argomentati, nel senso... ora ecco, non vi voglio appunto spoilerare, però per dirvi, non si va a fondo di una cosa, ci sta sta cosa, per esempio, me lo invento, quello non lo so, picchia una ragazza, per dire, non succede, proprio me lo sto inventando. Lei sì, è uno dei motivi per i quali dice poi di essersi suicidata, però dopo che l'ha picchiata, arrivederci, cioè ognuno se ne va per i fatti suoi, il giorno dopo si salutano anche, cioè questa è una cosa un po' che mi ha stranito sinceramente. Questo però, ecco, adesso se ci rifletto, magari riguarda pure, può anche essere che voglia far notare il fatto che una persona soffra dentro, abbia un carattere che vada a lavorare all'interno, quindi a stare male dentro senza esplicitarlo, però poi ecco, a volte a questi gesti, forse, anzi, proprio queste persone qua sono quelle che magari arrivano a questi gesti più così perché non si tengono le cose dentro, eccetera, vabbè. Allora, fatto questo, vado leggermente con un velo di cipria. Dopodiché passo al trucco occhi. Come vi dicevo, è un trucco leggerissimo. Io ho preso questa mia palettina di Nabla per realizzarlo, che è una palette con tutti i toni opachi. E andrò ad utilizzare una miscela di questi due colori. Questo qui che è Camelot di Nabla e l'altro che è invece Wildside. Utilizzerò un po' più di questo, però molto sfumato. Comunque per ottenere un look abbastanza freddo, perché lei ha questo make-up abbastanza freddo. Allora, vado a prendere direttamente un pennello da sfumatura. Come avrete visto, il trucco di Anna è un make-up totalmente sfumato, quindi non ci sono linee nette, assolutamente nulla. E quindi ha questi marroni sfumati appunto nella piega dell'occhio in particolare e anche sotto, molto molto grossolanamente. Quindi vado a prendere appunto Camelot con questo pennello da sfumatura che è il 217 di MAC, leggermente un po' alla volta, e comincio a sfumarlo nella piega. In questo modo. E quindi volevo dire la mia rispetto a questo telefilm, perché volevo condividerlo, visto che ormai è davvero diventato virale. È veramente una cosa molto triste, cioè, che cosa brutta veramente. Poi la cosa ridicola è che questi, poi una cosa che non mi piace tipo è che questi ragazzi, cioè, hanno 17 anni, no? Ma sono ridicoli, si comportano proprio come dei fattoni, proprio, cioè, di quelli proprio peggio, la gioventù proprio bruciata, che cosa brutta, mamma mia. Questa cosa dell'America, madonna, mi spaventa un po', perché uno quando è piccolo dice, ma no, sarei voluto abitare in America, andare al college, ma come tutte le cose ci sono i pro e i contro, cioè quando una cosa, quando un ambiente è molto aperto, è molto all'avanguardia, a volte è anche un male, cioè che ci sono questi fatti di questi ragazzi a 15 anni che vanno in giro per di con le pistole, che schifo, bere, droga, ma che merda, veramente. Poi magari se vi va
fatemi sapere, vi parliamo anche un po' più nello specifico, perché qui ve l'ho detto, non vi ho voluto spoilerare perché magari qualcuno vuole vedere il trucco, così si vuole rilassare con Get Ready With Me, vuole fare due chiacchiere, insomma. Comunque sarebbe carino anche se vi va, per non parlare io sola così 3 ore, se vi va, che sarebbe carino che voi mi faceste delle domande in cui appunto mi chiedete il mio parere per quanto riguarda delle cose specifiche, tipo per Justin, per dire, oh, che ne pensi tu invece di questa cosa, di quest'altro, quindi facciamo un video di spoiler praticamente. E ovviamente voglio sapere anche la vostra, cioè se mi fate una domanda ditemi anche cosa voi ne pensate, eccetera, mi farebbe piacere, fatemi sapere se vi può far piacere, me lo lasciate scritto appunto nei commenti, e mettete come hashtag per farmi capire 13 Reason Why, appunto. Ok, quindi sono andata a sfumare, vedete come l'ho fatta diventare molto grossolana, e una cosa che faccio è andarmi a allungare verso l'esterno, vedete, in questo modo, quindi sfumo uscendo dall'occhio lateralmente, vedete come comunque l'occhio si enfatizzi moltissimo, anche se appunto per chi non se ne intende può sembrare che non sia truccato. Comunque, fatto questo, adesso con un pennello leggermente più da precisione, ma sempre abbastanza da sfumatura, questo qui di Zoeva, che è il 231, vado sempre con lo stesso colore, però nella parte inferiore dell'occhio, quindi così. Chiudo leggermente l'occhio, quindi vado a colorare, come ho fatto in maniera molto sfumata sopra, anche la rima inferiore. Allora, adesso ragazzi, in realtà il trucco si potrebbe fermare anche qui, però se vogliamo renderlo completo andiamo un po' più avanti, quindi aggiungiamo qualche particolare in più per dirvi. Io lascerei anche la palpebra mobile senza proprio nulla, però se vogliamo appunto fare un trucco completo possiamo andare ad aggiungere un color naturale, quindi color burro, color carne, insomma pescato. Io utilizzo Butterfly di neve con un pennello morbido del genere, lo prelevo e quindi lo tampono leggermente. È proprio invisibile alla fine, però appunto serve per completare il trucco, per dare comunque una continuità a tutto. Questo che vado a fare qui lo faccio leggermente anche sotto l'arcata. Modo, vedete quanto è naturale, e poi ovviamente io adesso devo andare per forza a piegare le ciglia per aprire un attimo lo sguardo, e poi possiamo andare praticamente di mascara. Vabbè, adesso stoppo un attimo e vado a fare anche dall'altro occhio e ci vediamo tra un attimo. Allora ragazzi, intanto abbiamo appannato un po' la porta perché l'ho diventata praticamente immacolata con la luce. E allora, scusatemi se guardo sempre in basso, però adesso sono proprio portatissima a guardare giù, scusatemi. Allora, adesso che ho colorato le ciglia, adesso che ho applicato il mascara, andiamo a definire un po' le sopracciglia. E lei ha queste bellissime sopracciglia, veramente belle. Sto guardando la foto, adesso la faccio vedere. Riesco. Bellissima. Queste sopracciglia, belle. Belle, davvero belle, sembra una modella, in questa foto mi piace tantissimo. E quindi le andiamo a definire riempendole un po'. Sono proprio molto più folte delle mie, proprio più grosse, però comunque. Poi ragazze, in questa foto, in cui non so se stesse proprio girando oppure lei normalmente è scattata una foto così, però ha anche un po' di illuminante all'angolo interno, non proprio brillantissimo, però comunque abbastanza metallico, quindi vado ad applicare un po' appunto all'angolo interno Christine di Nabla,
che appunto è questo champagne. Allora, rieccomi, non so dove ero rimasta perché si era praticamente riempita la carta, ho dovuto un attimo formattarla. Allora, dicevamo, ah sì, che vado a fare la base molto leggera, quindi ho unito un po' di sublime fondotinta per dare comunque un bel colorito levigato, una pelle levigata, e poi ci ho messo un po' di olio di baobab ci ho messo un po' di crema viso dell'erboristica, l'olio di baobab, questa qui, per renderla molto più leggera. E quindi vado ad applicare il tutto sulla mia tavolozza, vado a prendere e metto con la spugnetta. Scusatemi se cambia la colorazione, cioè l'illuminazione eccetera, ma il fatto è che ogni tanto esce il sole, non ho capito, e quindi cambia un po' il profumo. Mamma mia, questa gomma, e questo è il metodo migliore per applicare tipo di base, per ottenere questo effetto leggerissimo, quasi nude, come sapete. Poi vabbè, io amo l'applicazione con la spugnetta, appunto perché è naturalissima, così via, quindi sapete, la utilizzo sempre. Pare che così vada meglio, spero. E quindi vado poi a sfumare queste correzioni. E vado anche un po' qui sotto a sfumare, a togliere l'eccesso di marrone che non ho sfumato bene. Questo trucco mi piace tantissimo, comunque è uno dei miei trucchi preferiti, con questo genere qui nude marroncino. Adesso vado a incipriare il tutto, quindi a dare una leggera mattificazione e fissare questa base. Ah, e poi ragazze, ditemi chi vi piace. Poi non so come introdurvere le cose, perché parlando, quando ieri parlavo con mio fidanzato, dicevo tutte le cose. Adesso introdurvele, cioè se è bello e buono, vi devo dire una cosa. Facciamo anche pettegolezzi. Ragazze, ditemi chi vi piace della serie, quale ragazzo vi piace. A me piace tantissimo Zach, non come personaggio, perché alla fine niente di che. Dico lui proprio come ragazzo, mi piace un sacco. Mi piace un sacco fisica. Vabbè, poi fondamentalmente, appunto non voglio spoilerare eccetera, però fondamentalmente diciamo che non emerge particolarmente, per questo magari non mi colpisce il suo carattere, comunque mi sembra buono, quindi questa cosa mi è abbastanza piaciuta, insomma, anche sotto questo aspetto, appunto mi piacciono i buoni. E poi mi piace un sacco, a me piacciono tantissimo questi fisici atletici, cioè tipo mi piacciono i ragazzi a parte alti, quindi quando sono alti mi piacciono già 10 punti in più, e quindi lui è tipo 1,91, una cosa del genere. E poi mi piacciono tanto i fisici non muscolosi, nel senso cioè tipo palestra, quelle diete proteiche, no, mi piacciono quei fisici di gente sportiva, tipo tantissimo di giocatori di basket, mi piacciono i nuotatori, giocatori di pallanuoto, tutti questi fisici scolpiti però appunto da uno sport, ecco. Mi piacciono tantissimo, quindi lui mi piace un sacco, c'ha un fisico pazzesco, e poi pure carinissimo di viso. Io ho un po' questa tendenza che molte volte nella mia vita mi è capitato che mi piacessero appunto stranieri, nel senso con origini non italiane, quindi lui tipo indonesiano, queste cose qui, mi piace un sacco. Comunque vabbè, a parte questo, ditemi invece chi piace a voi. E quindi adesso vado di blush, e vado ad utilizzare questo blush qui che ormai è finito, ed è il Natural Powder Brush della Benecos nella colorazione Sassi Salmo. Lo vado a prelevare con questo pennello qui abbastanza preciso, proprio per prenderlo, perché ormai davvero è terminato, ed ha appunto questa colorazione molto fresca, e lo vado bene a lavorare sulle guance. Poi che altro vi volevo dire? Ah vabbè, lui, cioè Clay invece non mi piace proprio, cioè no, non è proprio il mio tipo, così qui un po' sfigatelli, non mi piace. Ma poi vabbè, a parte appunto il personaggio, non mi piace lui proprio, bianco, un po' malaticcio, questo bianco malaticcio non mi piace, poi neanche di faccia, non mi piace proprio. E invece, vabbè, ovviamente, non dico, però
orribile, mamma mia, proprio quelle facce di quelle facce di porco, veramente, mi viene da definirlo solo in questa maniera, proprio quelle facce flaccide di porci, quel ridicolo di Bryce, non aggiungo altro, ovviamente. Bruttissimo, mamma mia, proprio quelle facce di quei ridicoli, mamma mia, ignoranti, mamma mia, che schifo, proprio, siamo proprio inguaiati. Comunque, sto andando quindi a lavorare bene il blush perché voglio comunque un effetto. Beh, non ci fate caso perché qua proprio c'ho un'imperfezione, quindi si nota di più con il blush, però facciamo finta che non ci sia. E quindi vado bene a lavorare questo blush per farlo essere comunque abbastanza presente. E passiamo alla parte finale, che sono le labbra. Ho preso questo qui, che è il rossetto di Anthos nella colorazione Fragore. Questo bellissimo fucsia. Questo colore qui, questo tipo di rossetto qui è perfetto perché appunto è molto morbido, è tipo balsamo labbra. Quindi lo vado ad applicare così, tamponandolo. Non essendo preciso in questo modo proprio. Anche come vi dicevo, sbordando un po', più rimpolpato. Ovviamente io non ho le sue labbra che sono fantastiche, però insomma questo è lo tecnico. Quindi vi mettete, fin quando non ottenete la pigmentazione come vi piace, fate questo giochetto. Fatto questo, poi andiamo anche un po' con le dita. Ok, appunto a sfumarlo. Ovviamente senza esagerare e restando sempre nel tema sfumatura, sfumato, perché ovviamente se andiamo a definire non sarà quello che vogliamo ottenere praticamente. Ok, se poi dei punti siamo usciti troppo, non lo so, andiamo leggermente così a pulire. Io spero tanto che questo make-up vi sia piaciuto. Mi è piaciuto parlare con voi, anche se a volte mi dispiace che, tipo, ecco qua, appunto, stando sola, non potendo interagire, non vi posso dire tutto quello che direi a una persona con la quale interagirei, ecco. Quindi questa cosa mi dispiace. Comunque spero di avervi bene o male detto tutto quello che pensavo. Allora, adesso mi sciolgo un attimo i capelli così. Ok, eccomi, quindi questo è il look finito. Veramente lo trovo molto femminile, molto delicato, davvero soprattutto adatto alle ragazze giovani che quindi vogliono essere più carine, più bamboline, però appunto vogliono essere comunque molto naturali, non costruite. E poi appunto anche nei grandi, anche nelle persone adultissime, anche noi ragazze 25, trentenni, è un trucco che mi piace sempre. Io spero tanto che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia il mio video, che vi abbia fatto piacere chiacchierare. Spero che avrete il piacere anche voi appunto di dirmi cosa ne pensate del telefilm, eccetera, come vi ho detto con l'hashtag 13 Reason Why, e facendomi anche, se vi va, delle domande, così vi faccio un video in cui appunto vi parlo nello specifico, spoilerando praticamente cosa che non ho potuto fare qui. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.